Buongiorno a tutti, cari amici, come state? Spero che stiate tutti bene. Oggi è sabato e insomma è iniziato ieri l'ennesimo weekend. Vi auguro a tutti di riposarvi bene e insomma di stare bene, di riposarvi, di rilassarvi. A proposito di rilassamento, vi propongo un nuovo interattivo e andiamo avanti con i nostri segni zodiacali. Siamo arrivati al segno della bilancia. Allora, bilancini e bilancine all'ascolto, vediamo come sarà la prossima primavera-estate per voi. Io, niente, vi do ancora una volta il benvenuto sul mio canale, ringrazio veramente tutti, insomma, quelli che si fermano per qualche minuto a guardare i miei video, tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che mi scrivono. Per farmi i complimenti, ma anche per farmi critiche, perché insomma le critiche ci aiutano a migliorarci e io accetto tutte le critiche volentieri. Per me è sempre un piacere passare del tempo con voi perché mi rilasso e spero nel mio piccolo di regalarvi un sorriso, di far passare anche voi qualche minuto in letizia nel mio piccolo, per quello che sono in grado di fare. Allora, andiamo al segno della bilancia. Allora, quindi parliamo del segno dei nati settembre-ottobre, fino dal 21 settembre al 20 ottobre. Allora, cosa dire? Vediamo un po', cari ragazzi o ragazze della bilancia, come siete messi per questa primavera-estate. Ho preparato quattro mazzi così per vedere un po' tutto, vedere un po' da tutti i punti di vista qualcosina che vi riguarda. Allora, partiamo dalle carte della luna, guarderò anche le altre. Allora, partiamo dalle carte della luna. Allora, voi ragazzi e ragazze della bilancia, di solito siete delle persone abbastanza equilibrate. Amate la tranquillità, non siete molto mondani, siete un po' pigri, diciamo, in generale, amate insomma le comodità, insomma stare bene, insomma siete abbastanza, come caratteristica, molto tranquilli, insomma, come persone. Siete anche molto dediti alla famiglia, eh. Vediamo un attimino le carte della luna cosa ci dicono, poi guardiamo tutte le altre carte. Vediamo, allora prendiamo tre carte della luna, così per vedere un attimino come sarà questa primavera estate per voi della bilancia. Ok, vediamo. Allora, la carta centrale mi dice è tempo di dare piuttosto che prendere. Voi comunque siete delle persone generalmente molto generose. È tempo di dare piuttosto che prendere. Non lasciate che il passato vi trattenga, quindi non pensate assolutamente più a cose del passato, magari che vi hanno fatto del male, non fissatevi sulle cose accadute in passato e probabilmente c'è un qualcosa che voi dovrete fare a breve perché vi dice non siate timidi ma fate il primo passo, quindi c'è un qualcosa che voi dovete fare forse verso una situazione o verso una persona e vi dice appunto fate il primo passo, quindi non trattenetevi dal fare questo passo. Questo più o meno la stessa si apre con queste carte. Vediamo adesso di sviluppare un po' queste cose guardando le altre carte. Allora, vediamo intanto la situazione generale.
poi guarderemo la fortuna e l'amore. Vediamo un po' in generale per voi ragazze e ragazze della bilancia. Spero che si veda bene, lo metto più qua. Come andare insomma in generale, come andranno le cose, poi vedremo nel particolare. Mia sorella è della bilancia, quindi lo sto facendo anche per lei, sto facendo l'oroscopo anche per lei. Poi le dirò. Allora, vediamo un attimino. Scelgo 7 carte. Allora, bilancia, come andrà la primavera e l'estate? Carte. Fondo mazzo abbiamo il paggio di coppe, quindi buone notizie in amore. Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono queste carte. Allora, vediamo che in generale, per quanto riguarda l'amore, le cose continueranno ad andare bene per come sono andate. Non vedo situazioni di dispiacimento o insomma, per chi è in coppia, le cose continueranno ad andare a gonfie vele. Per quanto riguarda invece chi è single e sta aspettando insomma di trovare una persona nuova, spera di incontrare una nuova persona quest'estate, allora chi di voi è single esce, perché è uscito questo 8 di spade, da una situazione amorosa pesante. Le cose ultimamente non andavano troppo bene, quindi alcuni di voi, non tutti, insomma, si sono lasciati da poco e stanno ancora, insomma, soffrendo per questa cosa. E mentre appunto dicevo, per chi è in coppia va tutto bene. Chiaramente poi guarderemo meglio le carte per parlare dell'amore in maniera approfondita. Per quanto riguarda i soldini va bene, i soldini ci sono, quindi il lavoro continua ad andare bene, probabilmente entreranno degli altri soldini insomma quest'estate, perché vedo tante carte di oro, quindi lavoro e soldini bene. Probabilmente chi sta aspettando di essere chiamato per un lavoro, che ha fatto richiesta, arriverà anche il lavoro, e anche chi sta aspettando dei soldini arriveranno anche quelli, non tantissimi, però arriveranno. E appunto dicevo, per chi insomma o esce da una situazione sentimentale disastrosa o sta aspettando l'amore, quest'estate qualcuno arriverà. Vedo due persone, due personaggi, quindi avrà modo di incontrare, diciamo, parlo in generale, di varie tipologie di persone, insomma, magari li conosceranno in vacanza, eh? Quindi poi adesso poi vedremo in maniera più approfondita, perché qui vedo un imperatore e un cavaliere di spade, quindi arriveranno notizie. Sicuramente, probabilmente, magari ci potrà essere anche qualcuno che si è lasciato, quindi arriverà un ritorno, perché il cavaliere di spade porta notizie. Poi c'è anche l'imperatore, quindi può darsi invece che chi sta aspettando di conoscere qualcuno di nuovo conoscerà un tipo di uomo come l'imperatore, quindi un personaggio che di solito indossa una divisa, un personaggio colto, raffinato, intelligente, che sa quello che vuole. Insomma, qualcuno di voi, vabbè, volgendolo al femminile, se siete uomini,
avrà modo di incontrare un uomo o una donna molto raffinata e che indossa una divisa, quindi può essere magari un medico, non so, un commerciante, un imprenditore, qualcuno insomma di importante. Vediamo adesso, quindi in generale diciamo che per voi della bilancia sarà una bella primavera estate. Vediamo approfonditamente la fortuna e l'amore. Quindi vediamo prima la fortuna, così lasciamo l'amore per ultimo, che secondo me è la parte più interessante per voi che volete sapere, no? Vediamo la fortuna. Abbiamo detto che soldini ce ne saranno. Vediamo quanti, in che quantità arriveranno soldini. Prendiamo anche qui un po' di carte. Quanti soldini arriveranno? 7 carte. Quanti soldini arriveranno? Vediamo. Sta prendendo un'altra. Ho preso quella del mazzo. Allora, vediamo quanti soldini. Sì. Come dicevo prima, arriveranno soldini e insomma. Per quanto riguarda le finanze, anche la fortuna, che succede anche delle carte di coppia, delle carte di oro, vedete, arriveranno dei soldini, come io già vi avevo annunciato. Quindi queste carte confermano che arrivano i soldini, il lavoro e quant'altro, anche la fortuna. Vediamo l'amore, che credo è la cosa che più vi interessa. Vediamo l'amore, ragazzi e ragazze, della bilancia, bilancini o bilancine. Vediamo l'amore. Poi quello che più interessa e più. Vabbè, mia sorella, penso sempre a mia sorella perché mia sorella è della bilancia. Mia sorella è già ben sistemata perché insomma lei è sposata, sta bene. Però ovviamente questo è per chi ovviamente. La maggior parte per chi sta aspettando di incontrare qualcuno o magari spera nel ritorno di qualcuno, come sempre accade. Allora, anche qua scegliamo 7 carte. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, per ragazzi della o ragazze della bilancia, come andrà quest'estate l'amore? Vediamo un pochino. Allora. Leggiamolo un po' in generale. Dunque, per chi sta aspettando appunto di incontrare qualcuno, potrebbe arrivare qualcuno perché qua dice non potrebbe arrivare, scusate, già conoscete qualcuno, alcuni di voi già stanno frequentando qualcuno da poco. E vi dice infatti questo potrebbe essere lui, quello giusto. Quindi potreste aver già incontrato magari un amico che state frequentando da poco tempo, ma vi dice questa persona che avete cominciato a frequentare potrebbe essere quello giusto. Quindi magari questo chiaramente perché voi siete tanti, sto cercando di leggere in generale per l'amore come può andare. Un po' a tutti, quindi chi sta frequentando qualcuno, questo qualcuno potrebbe essere quello giusto. Poi per altri di voi probabilmente il menage familiare si è un po' raffreddato perché è in coppia e vi esorta, le carte vi esortano a diciamo avere fede. Aver fiducia nella persona che amate, perché è un periodo in cui magari ci sono delle difficoltà nel vostro ménage,
nella vostra relazione e vi dice appunto abbiate fiducia nella persona che amate. Magari ci sono state delle difficoltà di vario tipo, finanziarie, piuttosto che insomma varie difficoltà che possono sempre sorgere in una coppia, ma qua vi dice di avere fiducia nella persona che amate. Quindi non lasciatevi smontare dalle difficoltà. Per altri, diciamo, venite esortati anche, alcuni di voi, ad avere fiducia, come possiamo dire, nei vostri parenti. Quindi lasciate che i vostri parenti vi aiutino, che quando avete bisogno, insomma, rivolgetevi a loro. Non lasciateli da parte, perché veramente possono esservi di molto aiuto. Parlo dei parenti e anche degli amici, quindi le carte vi esortano a chiedere aiuto ai parenti, no? Perché voi della bilancia non tanto dimostrate, però in realtà insomma siete contenti se i parenti e gli amici vi aiutano, anche se non sempre ammettete di avere bisogno. E vi esorta anche a fermarvi un po', come possiamo dire, a prendervi del tempo per voi stessi, per fare un po' il punto della situazione, in amore ma anche nella vita in generale. E poi ad altri dice che se hanno una persona, cioè li rassicurano, le carte li rassicurano che il loro amore è salvo, quindi che non ci sono, che la persona continuerà ad amarle come le ha sempre amate. Quindi sono uscite le carte per diverse tipologie di persone, perché come voi sapete, voi siete tanti, sto cercando di leggere un po', di interpretare un po' tutte le varie situazioni che potete avere. Comunque in generale possiamo dire che chi sta ancora aspettando l'amore potrebbe trovarlo quest'estate, chi sta in coppia continuerà ad andare bene, soltanto deve avere più fiducia nel partner, e che in generale dovete lasciarvi aiutare dagli amici e dai parenti, perché loro veramente possono darvi un grande contributo per stare meglio. Quindi se avete dei problemi non esitate a confidarvi e a chiedere aiuto, va bene? Quindi diciamo che in generale per voi della bilancia sarà una bella primavera estate. Bene, io con questo ho chiuso, spero che insomma l'interattivo vi sia piaciuto. Vi esorto a lasciarmi un like se vi è piaciuto e a iscrivermi se volete essere avvisati appena escono i miei prossimi video. Questo per questa volta è tutto e alla prossima. Un bacione dalla vostra Perla. Ciao!